Ma io penso che ci sia qui fondamentalmente un problema di gestione, perché se fossero gestiti in maniera ordinata e soprattutto se non fossero date situazioni come quella che abbiamo visto a Quinto o situazioni di totale anarchia come quando vengono lasciati nelle piazze dei paesi così a caso, beh, magari forse già ci sarebbero meno problemi. Dopodiché sulla questione, tralasciamo il fatto che a noi serviranno per il futuro, perché io sono convinto di una cosa. Noi, se allora vogliamo avere un futuro, lavoriamo sul problema demografico, ossia cerchiamo di aiutare le famiglie ad avere più figli, però, prima di pensare alle persone che arrivano qui. Perché io sono contrario a chi dice dobbiamo sostituire gli anziani europei o italiani con giovani africani. Io sono contrario, credo che comunque quello che spendiamo in politiche di guerra. Però io sono convinto che sia giusto che uno Stato investa sulle proprie famiglie, non su quelle degli altri. Quindi insomma investiamo, se non c'è assolutamente in Italia una politica di questo tipo. Zanetti. Ultima cosa, no, permette, un'ultima cosa. Se c'è un problema, bisogna risolverlo alla radice. Allora, cosa si sta facendo per risolvere questi problemi alla radice? Cosa si sta facendo sulla situazione siriana, sulla situazione libica, in Somalia, in Eritrea? Da 30 anni ci sono problemi. I migranti economici, gli immigrati che sono economici e sono gli immigrati clandestini. Possiamo parlare di rimpatri o è diventato un tabù? Perché queste persone evidentemente non possiamo integrarle, perché non ci sono posti di lavoro per gli italiani. Queste persone vengono qui a fare che cosa? E quindi se non possono lavorare non si integreranno mai. Un'ultima cosa, andiamo a vedere la percentuale di immigrati a Quinto di Treviso per vedere se c'è razzismo. Perché la percentuale di immigrati a Quinto sarà sicuramente superiore al 10%.